cose. Parliamo di M49, l'orso che è scappato due volte dai recinti in cui era stato confinato, si è liberato dal suo radiocollare GPS e quindi adesso i suoi spostamenti sono sconosciuti. Allora parliamo di questo con Osvaldo Negra, delegato regionale del WWF Trentino. Buongiorno dottor Negra, allora ritorna sempre un po' il dibattito, si riapre il dibattito sulla convivenza tra umani e questi animali, soprattutto in questi posti bellissimi del Trentino. Sì, buongiorno, è una buona occasione per parlare di M49, è un orso sul quale è stato costruito una sorta di mito a tutti gli effetti. In realtà, di fondo, è un animale che si sta comportando, diciamo così, normalmente da orso maschio. Tutti gli orsi maschi hanno grandissimi home range, grandissime aree frequentate, di decine o centinaia di chilometri, a seconda della disponibilità alimentare. Di conseguenza, venire rinchiusi in uno spazio di meno di un ettaro, o addirittura, come è venuto in superficie ultimamente, in una grande gabbia, rappresenta una grossa forma di costrizione. L'animale cerca di evitare questo tipo di situazione, quindi è abbastanza palese, abbastanza normale che abbia cercato di allontanarsene. Ovviamente la perdita del radiocollare non è un gesto intenzionale, nessun orso ha consapevolezza di cosa rappresenti un radiocollare. Un radiocollare è semplicemente un corpo estraneo applicato nella regione del collo, quindi magari accidentalmente grattandosi, magari impigliandosi da qualche parte con qualche manovra semplicemente legata forse a un fastidio di percezione, l'animale ha perso il radiocollare. Operativamente ha perso la possibilità di essere contattato in tempo reale, ma è evidentemente da escludere un'intenzionalità, cioè noi ogni tanto in una così tendenza all'antropomorfizzazione facciamo di questi animali, appunto, di cui abbiamo perso il contatto, delle sorte di pericolosi ricercati. No, e un'altra cosa che mi verrebbe da dire, appunto, nei confronti di M49 è stata spesso utilizzata un po' impropriamente la parola pericoloso. M49 è un orso problematico, nel senso che nel comportamento plastico che hanno questi animali ha imparato a utilizzare risorse di tipo umano, appunto. Cosa si augura in conclusione? Che venga comunque fermato, catturato, messo in sicurezza senza fargli del male? In una battuta. Diciamo così, M49 potrebbe essere oggetto di una dissuasione, quindi di una forma di condizionamento comportamentale, di modo che nel futuro cerchi di tenersi lontano dalle situazioni umane. In alternativa, indubbiamente potrà essere catturato e collocato, forse anche a livello internazionale, in un contesto di minor impatto sulle attività umane. Grazie. Grazie, dottor Negra. E allora, Alessandro, rimaniamo un po' in tema di...